Il genere della lirica, di cui l'epigramma è uno specifico, fortunato sottogenere, nacque in Grecia tra VII e VI secolo a.C. Alceo e Saffo, nell'isola di Lesbo, e Anacreonte in Asia Minore, composero lirica monodica, mentre Alcmane, Stesicoro, Ibico, Simonide, Bacchilide e Pindaro si dedicarono alla lirica corale. Tirteo, Minnermo e Solone sono i più importanti rappresentanti dell'elegia, d'amore, di guerra ed etico-sapienziale. Archiloco e Ipponatte iniziarono invece il giambo, che fu ripreso poi in età ellenistica dal Callimaco, autore anche di epigrammi. Assieme a lui furono autori di epigrammi Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo e Meleagro di Gadara. I romani si avvicinarono alla lirica attraverso l'epigramma erotico. Solo nel II secolo a.C., quando Lutazio Catulo aprì la strada per la grande rivoluzione dei poeti nuovi, e di Catullo, autore di numerosissimi epigrammi e primo giambografo della letteratura latina. Dopo i poeti nuovi, Properzio e Tibullo composero elegia amorosa. E Orazio trasportò a Roma la grande lirica di Alceo e Pindaro, oltre che il giambo di Archiloco. Nel primo secolo d.C. comporre epigrammi, anche in lingua greca, divenne quasi una moda, ma è Marziale che fa rinascere il genere. Dopo di lui, l'ultima stagione della lirica, per lo più epigrammatica, fu quella dei poeti novelli d'età adrianea. Con il termine lirica, in Grecia si indicavano testi poetici accompagnati da strumenti a corde o a fiato. Nel primo caso il testo era cantato o da un singolo o da un coro. Nel secondo caso, invece, il testo veniva recitato. In generale si trattava però di un componimento legato allo specifico contesto di fruizione e a una precisa cerchia di ascoltatori. In età ellenistica, quando alla pratica dell'ascolto subentra la cultura del libro e della lettura, il genere si evolve. Così a Roma la lirica perde ogni legame con la musica e, come il teatro, diventa testo da leggere e meditare in silenzio, non da ascoltare in compagnia.